Siamo nella congrega dei battenti di minori. Il rito della processione è tutto raccontato in maioliche, in questo azzurro molto vicino alla tecnica azuleos, bellissimo illuminato, il compianto sul Cristo morto, le braccia aperte, quasi si immaginano gli angeli che si strappano i capelli nel compianto del Giotto. Qui li vediamo, questo gesto di tirare giù il cappuccio per meglio inquadrare gli occhi in direzione dei fori, la fine della funzione mimata con un'espressione di stanchezza e sofferenza del lungo itinere, ma lo sguardo è ancora più triste perché reduci dalla sofferenza spirituale, no? E poi cambiati, ognuno con la sua cordicella, il suo vestito, tornano alle proprie cose. Meraviglioso questo antrone d'ingresso, questa sala d'attesa, i lampioni buttati lì al rientro dal giro, le colonne che mettono le donne, le pie donne, e qui i pannelli, secondo il volere dell'artista Palladino, perdono la monocromaticità e riacquisiscono le tecniche colorate, l'albero, la langa, la primavera, perché il calendario lunare pasquale cade con l'arrivo della primavera. Meravigliosa, una colonna sicuramente arrivata qui in epoca romana, alta almeno 5 metri e mezzo, tutta ad un pezzo, granito della Sardegna, sicuramente addobbava o era per addobbare la villa qui accanto. Siamo a due passi dalla famosa villa marittima imperiale di Minori, con annesso l'antiquario.